Un'altra scoperta che abbiamo fatto, ahimè, è che queste polveri sono capaci di passare da madre a feto. Eccolo qua. Per esempio, questo è un agnello. Questo è stato il nostro primo paziente di questo genere. Non so se lo riconosciate. Questo è un agnello appena nato. Fatto così, questa è la testa. Al posto degli occhi e agli orecchi, non ha, la pelle non è venuta, purtroppo. Non ha proprio tutte le zampe e anche gli organi interni sono fatti in maniera un po' strana. Nasce e muore. Questo è quello che ci abbiamo trovato dentro, nel cervello, nel fegato, nel testicolo, eccetera. Era tutto. Ma questa cosa avviene non soltanto nel tarassaco, nel foraminifero, nell'agnello, ma anche nell'uomo. Questo è un rene di un feto umano malformato con delle particelle di zinco, che non ci dovrebbero essere. Questo è un fegato di un feto umano malformato con delle particelle di piombo, che non ci dovrebbero stare. Questo invece è un caso che ci è capitato a Mantova. Questo è l'unico bambino malformato che io vi faccio vedere perché c'è da svenire a vedere gli altri. Questo è un cadavere, questo è sul tavolo autoptico perché abbiamo fatto l'autopsia. Nasce il bambino così, all'apparenza mani e piedi malformati, coperto da quelle macchie. Dopo 8 ore il bambino muore. Facciamo l'autopsia insieme con un anatomopatologo e l'anatomopatologo fa la sua diagnosi. Leucemia mieloide acuta, cioè il bambino nasce con un cancro che ha sviluppato evidentemente all'interno della madre, perché non l'ha sviluppato nel momento in cui è nato e dopo 8 ore è morto, non avrebbe fatto tempo, lo sviluppa all'interno della madre. Noi prendiamo tutti i pezzettini degli organi del bambino, ce li portiamo in laboratorio e cominciamo ad analizzarli. Questo è quello che ci abbiamo trovato nei reni, eccoli qua. Questi sono i reni, queste sono fotografie a microscopio elettronico delle particelle dei reni. Nei linfonodi, il cancro che lui aveva era un cancro tipico del linfonodo. Questi qua sono i linfonodi. Nel cuore, eccolo qua, guarda che belle sfere, proprio tipiche della combustione. Nel cervello, eccolo. Che cosa succede? Succede che queste polveri sono esattamente quelle che noi avevamo trovato nell'inquinamento cittadino di Mantova, di questa città. Mantova. Esattamente quelle, le ritroviamo dentro il bambino morto. Poi ne abbiamo visti tanti altri di questi casi e fino a che qualcuno non ci ha portato via il microscopio elettronico avevamo in corso uno studio molto importante sulle malformazioni fetali, sulle malformazioni fetali poi infantili perché poi erano compatibili con la vita dei bambini siciliani nati vicino alle centrali, vicino alle raffinerie di petrolio, zona di Augusta, eccetera. E gli sviluppano delle malattie particolari che sono per esempio la spina bifida, la palatoschisi, cioè il labbro leporino, eccetera. E lì poi ci hanno portato via il microscopio e abbiamo dovuto interrompere questo tipo di studio che dava fastidio a qualcuno. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che quando la madre è gravida, la donna è gravida, inala queste polveri. Le inala come tutti e queste polveri vanno a finire tutte al feto. Tutto il feto perché la placenta ha una circolazione estremamente attiva, estremamente avida di sangue, finisce tutto lì. Quindi il bambino si ammala, ma la madre no. La madre no, perché è depurata dal bambino. Quindi il bambino si ammala, muore, rimane malformato, ma salva la madre. Non so se sia una cosa particolarmente brillante questa. Comunque. Tutte le particelle che abbiamo individuato nei tessuti patologici, dai malformati agli adulti, non sono né biodegradabili né biocompatibili, quindi per loro stessa definizione sono patogeniche, fanno venire le malattie. Non essendo né biodegradabili né biocompatibili. E più una particella è piccola, più è aggressiva. Ma adesso lo capite perché? Lo capite perché?
più è capace di insinuarsi all'interno del corpo umano, addirittura all'interno delle cellule. Particellone grosse, come quelle del PM10, che viene sempre strombazzato, che ha una patogenicità minima, a differenza di quelle grosse che non riescono a entrare nel nucleo delle cellule, quelle piccole ce la fanno. Non ci entrano, non perché non avrebbero voglia di farlo, ma perché sono più grosse del nucleo. Guardate un po' questa frase. Tradotto in italiano, questo vuol dire particulate matter, cioè particolato, materiale particolato. Per il particolato non è stato identificato nessun livello di sicurezza. Voi avete visto sicuramente PM10, abbiamo sforato col PM10, bene, a parte come si misura il PM10, che è demenziale dal punto di vista scientifico, non ha nessun valore scientifico il tipo di misura che si fa sul PM10, ma comunque questo PM10, che è polvere grossolana e poco patogena, viene regolato dalla legge. La legge, non solo italiana ma europea, dice non si può superare la quantità in massa, in pratica in peso, di 40 microgrammi, cioè milionesimi di grammi, per ogni metro cubo di aria di questa roba. Se no, si prendono delle multe. Voi che vivete in una zona tutto sommato ancora risparmiata dal grande inquinamento, sforate tranquillamente più volte nel corso di un anno. Bene, la Comunità Europea dice non si può superare quel limite, ma poi la Comunità Europea stessa scrive questa frase, perché questo è un documento pubblicato nel 2007 dalla Comunità Europea, che dice abbiamo scherzato, nessuna quantità è tollerabile dall'organismo. Sì, noi vi abbiamo detto 40 microgrammi, ma l'abbiamo detto per scherzare. In realtà anche un microgrammo non è tollerabile, ma non lo dico io, lo dico anch'io, ma lo dice la Comunità Europea, che ha legiferato, cioè da una parte fa la legge, dall'altra dice guardate che vi abbiamo preso in giro, quel limite che abbiamo dato l'abbiamo dato a capocchia, perché così hanno fatto, a capocchia. A questo punto io non so se qui ci sia qualche politico, non c'è, questo è un'ovvietà. Perché il politico mica si deve occupare della salute dei propri amministrati. L'articolo 32 della Costituzione, quello che dice invece che la salute è garantita dalla Repubblica ed è un bene primario, inalienabile, è una burletta. Il politico non sta a guardare queste cose. Noi abbiamo altre cose da fare. Abbiamo l'escort, abbiamo qualcuno che guarda dal buco della serratura quello che fa quello con la escort, e quello è il grosso problema della nostra politica. Bene, io vorrei sapere se c'è un politico, e se non c'è andateglielo a chiedere, andate a casa, bussate, chiedete, che è disponibile a sottoscrivere che tutto questo non avvenga quando implementerà una combustione, per esempio, col vostro deposito sotterraneo di gas, che è una cosa al di là del comico. Assolutamente, al di là del comico. Bene, questo avrà questa candela che brucerà 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, brucerà e provocherà le cose che io vi ho detto. Bene, se questo politico che avrà sottoscritto, ci sarà un politico che ha detto bene, potete farlo. Bene, quel signore, se è un uomo e non un quacquaraquà, deve sottoscrivere che sotto la sua responsabilità personale, che ce l'ha comunque lo stesso, che tutto quello che io ho detto sono balle. Però se non è vero, lui deve pagare di persona. Pagare di persona per una strage, secondo me, vuol dire io sono contrario alla pena di morte, però qualche migliaio di ergastoli se li dovrebbe beccare. Questo tagliarle la testa no, perché se la sbrigherebbe troppo, troppo in fretta. Piano e per dritto. Bene, allora, voi siete una centrale elettrica a biomasse e oli vegetali. Sarebbe un disastro, ecco. Sarebbe quanto di peggio. Approvata. Bene,
Approvata in funzione. Perfetto. Allora, poi parliamo un attimo anche delle centrali a biomassa, perché sono una follia, una vera follia. Comunque, per capire le centrali a biomassa bisogna partire dall'incenerimento dei rifiuti. Io vedo che poco a poco la gente se ne va. Questa è una cosa molto bella, questa, perché vuol dire che voi non avete questo tipo di problema. Quindi io sto parlando da solo, che mi fa molto piacere, perché io non ho piacere. Io veramente, non sto scherzando. A me dispiace dire queste cose. Cioè a me dispiace vedere davanti a me delle persone nel braccio della morte. Quindi quando vedo qualcuno che se ne va, questo dice, ma che cavolo me ne frega? C'ho la partita, la pizzeria, la discoteca, magari c'è il grande fratello. Io sono molto contento. Bene. Per capire, parliamo un attimo dell'incenerimento dei rifiuti. Voi siete ancora dei privilegiati. Io ho saputo oggi, ma non lo sapevo prima, che voi in regione avete un inceneritore, peraltro mi pare anche abbastanza piccolo. Sappiate che l'Italia pullula di inceneritori. E pullula di inceneritori perché sappiate che nel resto del mondo civile vengono abbattuti gli inceneritori. Pensate che negli Stati Uniti da 20 anni non se ne costruisce più uno e si smantellano quelli che ci sono. Idem si sta facendo in Germania, si smantellano perché non ci sono più rifiuti, perché i paesi civili non ne producono, e producono sempre meno. Da noi no. Noi, nel 1992 la Comunità Europea emette una direttiva. Questa direttiva dice i paesi membri devono riservare il 7% della loro bolletta energetica, cioè in pratica quello che noi paghiamo all'Enel, all'implementazione delle tecnologie che riguardano le fonti energetiche rinnovabili, solare, eolico, eccetera. L'Italia recepisce con entusiasmo questa direttiva, ma fa una piccola aggiunta e dice: per implementare le energie rinnovabili e assimilate. Che cosa assimila alle energie rinnovabili? I rifiuti. Cioè noi diciamo, noi italiani diciamo, i rifiuti sono energia, sono fonte di energia rinnovabile. La Comunità Europea ovviamente si mette a ridere, perché dal punto di vista scientifico non ha una gamba per reggersi. Ma gli italiani dicono, no, no, così è. Allora la Comunità Europea dice, benissimo, perfetto, allora noi ti multiamo. Noi dal 1992 siamo multati perché questo 7% della bolletta energetica viene dato, invece che all'implementazione del solare, eccetera, viene dato a chi brucia rifiuti. Quindi tutti gli imprenditori d'assalto oggi hanno trovato che fare inceneritori italiani in Italia è una manna, è una miniera d'oro, e ne stiamo costruendo a bizzette. Nella mia città, Modena, noi abbiamo un inceneritore che è stato appena ampliato, che brucia un po' più del triplo dei rifiuti bruciabili che noi produciamo. Quindi adesso c'è la lotta ad accaparrarsi i rifiuti, noi li importiamo addirittura dall'estero i rifiuti. Bene, quanti soldi abbiamo dato illegalmente a questi signori? Dal 1992 55 miliardi di euro, sono tanti, quindi è un bel business. Questo è uno dei motivi per cui io sto tanto antipatico alle istituzioni, mi portano via gli strumenti di lavoro, eccetera. Bene, Veronesi dice che gli inceneritori non fanno nulla, ma ne parliamo fra un attimo. Allora, come funziona la cosa? Noi abbiamo i rifiuti, li portiamo all'inceneritore, vanno nel fuoco e quello che esce è questo, cioè nulla, non c'è niente, questo è il mondo dell'inceneritore. Benissimo.